Oggi a Storie di inspiegabili insuccessi raccontiamo la storia di Michele, proprietario di uno dei ristoranti più frequentati di Milano. Io ho aperto questo ristorante 20 anni fa e devo dire senza falsa modestia che gli affari sono sempre andati a gonfie vele, insomma i clienti erano soddisfatti, le recensioni molto molto positive. È una cucina semplice però è molto curata, capito? Cioè non potevo chiedere di meglio. Per Michele la cucina non è solo un lavoro ma una vera e propria passione. Quando io cucino sono felice e cerco sempre di trasmetterlo quando creo i miei piatti, solo che ultimamente c'era qualcosa che non andava, lo sentivo, cioè dovevo cambiare approccio, dovevo cambiare filosofia. Michele così decide di rivoluzionare totalmente il suo modo di gestire il ristorante, ma come spesso accade, le idee più innovative si scontrano con lo scetticismo e la diffidenza delle persone. Lavorare bene, io devo stare bene, cioè non è possibile fare sempre questi orari assurdi, mangiare di notte, che poi non dorme. Sinceramente io non sono più un ragazzino, insomma, poi l'organismo comincia anche a risentirne. Allora è lì che mi si è accesa la lampadina. Ma perché non chiudere a pranzo e a cena? Ciao Michele. Ciao. Ciao Mitri. No, sto chiudendo ragazzi. Come stai chiudendo? Ah sì, nuovi orari, no? Sono 9:13, 16:19. Sei per del giro, dai su. Lo sto scherzando, io sono serissimo. Allora sei un coglione. Sì. Galileo era un coglione allora. Steve Jobs uguale. Caravaggio che era uno stronzo allora. C'ha ragione loro, c'ha ragione. Cioè dove sta scritto che bisogna pranzare alle 13?